Onorevole Pullara, l'attenzione massima è rivolta alle strutture ospedaliere della provincia. Lei ha anche lanciato nelle ultime ore una richiesta forte, quella di dotare medici, infermieri e operatori dei necessari presidi di sicurezza. Questa è la questione che si sta ponendo in tutta Italia e che si pone anche da noi, oltre al fatto di incrementare chiaramente i posti letto per accogliere eventuali altri contagi che sicuramente ci saranno. Guardi, sono tre le linee sulle quali, a mio modo di vedere, ed in effetti ci si sta muovendo. Questo non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale, e in particolar modo la mia attenzione va alla Spezia Agrigento, ovviamente che è il territorio nel quale vivo e, tra virgolette, di cui sono particolarmente interessato. Innanzitutto la creazione di posti Covid, cioè a dire quei posti che consentono all'interno delle strutture ospedaliere di fare in modo che i pazienti siano in uno stato di isolamento. Ricordo a me stesso che la Spezia Agrigento non è dotata di un rapporto di malattie infettive, ma qualora lo fosse dotata, ci sarebbe in un solo presidio ospedaliero e non nei cinque presidi ospedalieri che esistono. Quindi la creazione di posti Covid appunto per l'isolamento è assolutamente necessaria. Così come ed è stata fatta, per come comunicato, sono circa 38, vado a memoria, posti Covid distribuiti su tutta la provincia di Agrigento nei cinque ospedali. Così come sono assolutamente indispensabili i posti di terapia intensiva. Ricordo che abbiamo terapie intensive esistenti solamente presso gli ospedali di Agrigento e di Sciacca e che quindi era necessario non solo sul piano provinciale, ma anche sul piano regionale, riuscire a creare nel più breve tempo possibile posti di terapia intensiva che non attendessero come dire, il venire in possesso di quelle che sono le attrezzature necessarie. Mi riferisco ai ventilatori polmonari, per i quali c'è notevole carenza a livello nazionale ma anche mondiale. Ma posti di terapia intensiva non sono immediatamente fruibili. Bene, nella seduta che abbiamo avuto come ufficio di presidenza con l'assessore, ho suggerito di sospendere tutte le attività di ricovero non urgente e soprattutto di interventi non urgenti. Questo avrebbe determinato la possibilità di utilizzare le sale operatorie e i ventilatori presenti nelle sale operatorie come posti di terapia intensiva. Per chi non lo sapesse, le sale operatorie sono a pressione negativa, cioè a dire come ed esattamente le stanze di isolamento di una malattia infettiva. Questo è stato recepito dall'assessorato, è stato recepito immediatamente dalla direzione dell'ASP e in effetti, diciamo con un escamotage gestionale, si sono immediatamente creati 14 posti letto di terapia intensiva distribuiti sul territorio della provincia. Si pone anche la questione della sicurezza per medici e Esatto, infermieri che sono in prima esatto, linea chiaramente in questi giorni. esatto, esatto. La nota dolente però arriva evidentemente dai DP, dai dispositivi di protezione individuale, mascherine, calzari, eccetera. Orbene, questo è un problema di, come dire, di carenza oggettiva a 360 gradi. Si sta cercando di fare il massimo possibile attraverso la protezione civile nazionale e quant'altro. Io onestamente mi sono permesso di lanciare un'ulteriore idea, che in queste ore, per quello che ne so, è al vaglio per valutarne l'effettivo impatto, ma mi pare che i risultati vadano in una direzione positiva, cioè a dire quello del riuso dopo sterilizzazione dei DP già utilizzati. Ho presso l'ospedale civico di Palermo, e lo dico per la mia esperienza, insiste, pregressa alla politica evidentemente, insiste una centrale di sterilizzazione con una centrale di sterilizzazione veramente all'avanguardia. Addirittura vengono sterilizzati con una metodica del gas plasma, per intenderci, cioè dire una metodica assolutamente avanzata che riesce ad abbattere
batteri, virus e quant'altro. Considerate che questi, come dire, è la centrale che predispone quelli che si chiamano custom pack, cioè dire il materiale necessario utilizzato all'interno delle sale operatorie, quindi assolutamente sterile. Se questa cosa fosse così, nelle prossime ore dovremmo avere la risposta, sarebbe un'ulteriore soluzione tampone per poter riutilizzare lo stesso materiale che abbiamo. Chiaramente ogni tipologia di materiale può essere utilizzato o un'ulteriore volta, ovvero a secondo quelle che sono le previsioni di legge. Senta, le chiedo infine un commento. Prego. Anche sul caso di positività che si è registrato a Licata, che è la sua città. Sì. Chiaramente ci prepariamo ad un incremento di casi in tutto il territorio provinciale. Il caso è di una coppia che sono rientrati da un viaggio, dopo essere stati a trovare il figliuolo che si ritrova nelle zone particolarmente interessate della Lombardia, dell'Emilia, eccetera. Non dico con precisione da dove, evidentemente. Ed è un caso, come dire, ad oggi assolutamente isolato, anche se purtroppo uno dei due coniugi è venuto in contatto con alcuni dipendenti comunali e questo ha fatto sì di far scattare quelle che sono le norme di buona prevenzione, cioè dire quello dell'affidamento fiduciario in isolamento, cioè dire a casa propria. Ad oggi però non mi pare che ci siano notizie sconfortanti su questo fronte, tutt'altro.